Questo programma è realizzato in collaborazione con Comune di Palazzolo Acreide, Caseificio Ibleo Via Nazionale 18 Palazzolo, Gusto Ibleo Strada Statale 287 Palazzolo, Upupittaro Via Galeno 20 Palazzolo, Ristorante Pizzeria Al Feudo, Birra Artigianale di Ottima Fattura, Contrada Spalla Città Giardino, La Mia Sicilia, Trattoria Pizzeria a Palazzolo Acreide, Corso Vittorio Emanuele 7, al Centro Storico. Prova, mi senti Maurilio? È il momento della festa di San Paolo, con due settimane di ritardo rispetto a quella ovviamente canonica prevista da calendario del 29 giugno, ma oggi finalmente ci siamo, Palazzolo riabbraccia il proprio patrono. Buongiorno da Maurilio Abele e dal professore Danilo Golino, buongiorno prof. Buongiorno a tutti, buongiorno e bentrovati. Allora, i motivi di questo posticipo li conoscete tutti ovviamente, la tragedia che ha colpito Palazzolo Acreide lo scorso 27 giugno, con la caduta in un pozzo artesiano del piccolo Vincenzo Lantieri, che è annegato all'interno di quel pozzo in Contrada Falabbia. C'è un'inchiesta della magistratura, proprio due giorni prima è avvenuta quella tragedia, due giorni prima della grande festa di San Paolo Apostolo qui a Palazzolo. Saggiamente il comitato per i festeggiamenti, insieme al parroco della chiesa di San Paolo, appunto padre Marco Politini, hanno deciso di spostare, di rinviare in quel momento a data da destinarsi la festa. Poi la settimana scorsa, una decina di giorni fa, subito dopo il funerale, è stato deciso di recuperare la festa appunto quest'oggi, secondo sabato di luglio, giorno 13 luglio. Io invito per favore a non appoggiarsi, infatti c'è tanta gente qui, lo capisco. Una giornata bellissima dal punto di vista climatico, c'è grande festa, ma questa è una festa, professore, particolare appunto nel ricordo del piccolo Vincenzo Lantieri, che purtroppo non è più tra noi. È una festa che hanno voluto dedicare al piccolo Vincenzo, è una festa comunque che ha dimostrato nella decisione di non fare la festa esterna nella data del 29 giugno, ha dimostrato questa forma di vicinanza alla famiglia e al dolore. In realtà ha messo in opera ciò che dice San Paolo. San Paolo dice: gioite con chi è nella gioia, ma con chi è nel dolore rattristatevi e confortate. E il conforto che ha potuto dare il comitato di San Paolo è quello della grande veglia che è stata fatta la sera di San Paolo, e la svelata è commovente, perché per la prima volta San Paolo ha incontrato il 28 giugno, ha incontrato i suoi devoti e senza gridare, e in un clima di preghiera, in un clima di fervorosa attesa e soprattutto speranza. E vedevo quegli occhi bagnati di lacrime, e lacrime sparse per il piccolo Vincenzo, che si concentravano tutti in quegli occhi grandi ed espressivi di San Paolo, e chiedevano un riposo nella quiete degli angeli per Vincenzo, ma soprattutto chiedevano per la famiglia tanta tanta consolazione. E sicuramente San Paolo non farà mancare la consolazione attraverso la sua parola, attraverso le sue lettere. Stiamo vedendo i preparativi. San Paolo non è più nell'altare, sull'altare maggiore, ma è stato sceso praticamente, e adesso tra poco ci sarà appunto l'asciuta, la maestosa asciuta delle ore 13. Questi sono tutti i riti preparatori in vista appunto del momento clou del 13 luglio con l'asciuta. Io vedo in fondo, non so se può avvicinare l'assessore Maurizio Aiello, così lo intervistiamo, facciamo un passaggio veloce di microfono.
ecco l'assessore al turismo Maurizio Aiello che arriva. Buongiorno. Buongiorno assessore. Buongiorno. Lo dicevamo anche con il professore Danino Colino, questa probabilmente non è una festa come tutte le altre, non solo perché non si festeggia il 29 giugno, ma perché è ancora purtroppo fresco il ricordo della tragedia che ha colpito la famiglia Lantieri. Buongiorno, sì, effettivamente è una festa straordinaria, straordinaria sotto tutti i punti di vista. Ovviamente oggi si festeggia, ma non dimentichiamo il piccolo Vincenzo. Il comitato ha preparato anche un piccolo simbolo, un piccolo segnale con dei palloncini bianchi che usciranno prima del santo, proprio per ricordare che ancora questo dolore è molto fresco nella nostra comunità. Ci ha colpito molto a tutti, veramente non c'è stato un palazzolese che non ha pianto la morte del piccolo Vincenzo, e oggi però è un momento anche per ricordarlo con un sorriso che può essere anche il sorriso dei bambini. Ieri abbiamo visto tanti bambini in giro e ho letto ieri un messaggio su Facebook di padre Marco Politini proprio nell'abbraccio degli altri bambini, e chissà se non rivive anche l'abbraccio di Vincenzino. Per noi che siamo cattolici, per noi che siamo cristiani, dobbiamo credere che Vincenzino in questo momento ci sta guardando dall'alto e sta ridendo e sta festeggiando con noi. Una festa sempre molto partecipata, anche oggi tantissime persone, credo che ci sia anche il gruppo dei Maltesi come ogni anno. Sì, i Maltesi erano venuti il 28 e il 29 e sono ritornati, hanno rifatto i biglietti, hanno riprenotato i B&B. La festa poi nella sua essenza è questo, è accogliere, è accoglienza, l'accoglienza sia per il forestiero ma anche per la nostra comunità. Come vedi è un momento per stare insieme, la festa proprio ha questo scopo nei piccoli paesi soprattutto, e sopravvive la nostra identità, sono le nostre radici, e quindi bisogna fare sempre di tutto per poterle tutelare e farle crescere e tramandare ai nostri figli. Lei ovviamente con la maglietta di richiamo asciuta, l'anno scorso ha fatto benedire un animale di sua proprietà, quest'anno credo pure o no? No, io l'anno scorso ho alzato mio figlio, due anni fa ho alzato mio figlio al santo, sono molto animalista però no, non ho portato i miei animali qui a benedirli, però sì, sono cresciuto io a 20 metri dalla basilica, quindi questa è la mia parrocchia, questa è la mia festa, sto cercando di tramandarla anche a mio figlio per quel discorso che ti facevo delle radici. Ogni palazzolese di San Paolo, di San Sebastiano, della Dolorata, di San Michele, quando va fuori sente forte questo richiamo delle feste, perché queste sono le nostre radici e questa è la nostra identità. Ieri sera ha seguito il concerto di Silvia Salemi, com'è andato? Ieri sera che atmosfera c'era? C'è stata una bella atmosfera, è stato un piacere ospitare Silvia dopo tanti anni a Palazzolo, nella sua città di Natale, Silvia e di Palazzolo, Silvia Salemi. È andato bene anche il fuoco fuori paese, che un attimino ci ha fatto stare un po' più in attenzione visto le alte temperature, ma è andato tutto bene, forestieri soddisfatti, comitato soddisfatto. Abbiamo questa ultima ai titoli di coda la festa, l'uscita è un po', sono i titoli di coda della festa, riuscendo l'uscita siamo quasi alla fine della festa, questo è il momento più atteso, questo è il momento clou, però è poi il momento clou, sì. Ci saranno altre due processioni stasera e lunedì, però diciamo che i ragazzi lavorano un anno sia per permettere gli eventi come quelli di ieri, il concerto, i fuochi fuori, ma anche per permettere soprattutto l'uscita dell'una, perché questi interetti, la carta viene fatta per un anno dai bambini che la rotolano, che la preparano, che riempiono i mortaretti, che attaccano gli angeli che devono scendere, quindi diciamo questo è il momento di massima aspirazione e di felicità per ogni San Paolese. Grazie all'assessore Aiello, grazie, lo liberiamo, buona festa. Grazie allora, a voi, grazie. Che siete sempre presenti e arrivederci. Grazie ancora, microfono che torna tra le mani del professore Danino Gollino, vuole commentare qualche dichiarazione? Accennava l'assessore allo spettacolo di Silvia Salemi, figlia della nostra terra, che con caparbietà ha tentato ed è riuscita brillantemente a imporsi nel mondo della canzone italiana, soprattutto facendosi conoscere per la donna intelligente che è. E ieri ha ripercorso attraverso le sue canzoni tutte quelle che sono le tradizioni, perché uno dei successi di Silvia Salemi, a parte A casa di Luca che vinse, con la quale vinse Sanremo, è una bellissima canzone dove come sottofondo siciliano c'è il rosario siciliano, e lei ha fatto memoria ricordando il vicolo
dove ancora nel mese di maggio ci si riunisce a recitare il Rosario Siciliano, patrimonio immateriale dell'umanità. Rosario Siciliano vuol dire recitato in dialetto siciliano. In dialetto siciliano. Okay. E la cosa bella di ieri è che ha creato questo ponte ideale tra lei e i giovani, perché iniziava una parte del Rosario e dicendo "e senza Maria", e rispondeva il pubblico "salvare non si può". E quindi questo rapporto, vista in questo ponte la continuità della generazione, ma soprattutto questo patrimonio di cultura che oggi celebriamo con la festa di San Paolo, che va avanti e viene trasmesso alle future generazioni. Grazie Silvia per questa bella lezione di rispetto per le nostre tradizioni. Infatti oggi non è qui perché è già partita, altrimenti anche lei si sarebbe goduta la festa di San Paolo quest'oggi. Perfetto, lei è già in volo. Ok, continuano i preparativi, nel frattempo ci sono le classiche urla, invocazioni di protezione per San Paolo. Il primo contributo che vedremo è la svelata di San Paolo. Sì, se la regia è pronta il 28 giugno e quest'anno senza gridare. Questo è l'attimo che attendono tutti, perché il simulacro viene visto due volte l'anno. E il 25 gennaio, che è la conversione di San Paolo, e il 28 giugno, quando si mostra questo simulacro che artisticamente è molto particolare, perché riesce a parlare con gli occhi. E il simulacro, lo dicevamo anche l'anno scorso, è particolare anche perché San Paolo sfoggia la spada. E la spada è in alto, mentre a Solarino e in tante altre città e ho tante altre immagini di San Paolo vedono la spada, che da sempre è stata intesa come simbolo di violenza, di forza, di qualcosa di negativo. Qui la spada, ma viene da ciò che dice lui: la mia parola è spada tagliente, e quindi va sfoderata e va proclamata in ogni occasione. Infatti, guai a me se non predicassi il Vangelo di Cristo, dice tra le due, tra le sue tante sante, che noi troviamo ai piedi della Vergine Santissima, l'Immacolata, perché questa donna schiaccia il serpente, e questo serpente che ammalta e non fa nessun male, e da quel momento San Paolo diventa il protettore dai morsi del serpente, ma soprattutto è il santo che fronteggia il male, guarda negli occhi il male. E da questa tradizione, le chiedo prof, deriva anche il fatto, la benedizione delle culture, che sono questi pani a forma di serpente, deriva proprio da questo? Proprio così, questo pane che viene arricchito da questo serpente di pane che viene attorcigliato attorno alla cultura, ed è il mangiarlo, significa noi finalmente possiamo eliminare il male, ingoiare il male, mettere il male dentro di noi, metterlo a giacere attraverso la bontà del pane. Il pane ci richiama all'Eucarestia, il pane ci richiama allo spezzare il pane con i fratelli, quindi alla carità. E che è quello che ha sottolineato anche padre Marco Politini durante la benedizione delle culture avvenuta intorno alle 11.10, 11.15, quindi poco più di un'ora fa, sul sagrato della chiesa di San Paolo. Appunto, il pane è segno di condivisione, il pane va condiviso con i fratelli, con quelli che sono in maggiore difficoltà. Arriva il contributo di padre Marco. Perfetto, lo vediamo insieme allora. Le emozioni sono tante, belle, sia a livello spirituale, perché ci sono tanti momenti importanti da vivere, ma anche a livello organizzativo e folcloristico. Qualche amico mi ha scritto qualche minuto fa che la parte bella è anche la preparazione, prepararci alla festa, e quindi tutte le emozioni, tutte le cose che si fanno per cercare di fare al meglio e portare veramente questa festa alla gente e avvicinare la gente soprattutto a Cristo, come ho scritto nel messaggio, attraverso l'esempio di San Paolo. Eccoci. Siamo di nuovo live in diretta da Piazza Nigro a Palazzolo Agreida. Abbiamo visto il contributo che ha mandato in onda la regia. E allora, una giornata particolare di festa, lo dicevamo
qui a Palazzolo c'è davvero tantissima gente. Abbiamo intravisto prima anche il nostro Gabriele Astuto, al quale poi nel corso della nostra diretta daremo la linea per i suoi contributi, quindi le interviste fatte proprio dalla processione alle ore 13. Dicevo, alle ore 13 l'asciuta, che con la processione che durerà un'ora e un quarto circa fino alle 14:15, poi il rientro qui alla chiesa di San Paolo, e poi nel pomeriggio ci saranno due sante messe alle ore 17:30, quella presieduta da padre Marco Pizzo, che è il parroco della parroco della chiesa madre di Lentini, e poi alle 19 il pontificale presieduto dall'arcivescovo emerito di Palermo Paolo Romeo, alla presenza delle autorità politiche, civili e militari. Quindi ci sarà ovviamente la giunta con in testa il sindaco Salvatore Gallo e gli assessori, tra cui appunto Maurizio Aiello, che abbiamo avuto modo di ascoltare poc'anzi quando lo abbiamo intervistato. In mattinata invece c'è stato ovviamente lo sparo dei 21 colpi a cannone, e poi due sante messe alle 8:30 e alle 9:30, la prima presieduta da Monsignor Tabacco, la seconda Boccaccio, la seconda da padre Tabacco, e poi c'è stata la benedizione delle cutture dopo la raccolta per le vie del paese, la benedizione delle cutture che, come dicevamo con il professore Golino, è questo pane particolare, queste ciambelle di pane a forma di serpenti, e poi il pane è stato venduto sul sagrato. Lo vediamo, eccolo qui, tantissimo pane. Questo è anche segno di raccolta abbondante, no professore? Raccolta abbondante, anno propizio, il ciclo del grano viene celebrato proprio con la festa di San Paolo. Uno dei motivi è che è una festa prettamente contadina è proprio questo, perché una volta si raccoglieva anche il grano, adesso si porta il pane già fatto. Queste artistiche cutture che rappresentano il serpente, ma perché col serpente hanno a che fare i ciarauli. I ciarauli, lo ricordiamo, sono coloro che nascono la notte tra il 24 e il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo, okay, e hanno sotto la lingua una venuzza che rappresenta un serpente. Queste persone, e Paolino Uccello nel nostro museo ne porta delle testimonianze importanti a Canicattini Bagni, queste persone con la loro saliva a sputazza, che aggiungono picca e stentata, riescono ad allontanare il serpente. I serpenti che erano una minaccia, perché si mieteva a mano, il grano si raccoglieva a mano, si era immersi e si era immersi in mezzo alle sterpaglie, e le insidie del serpente erano quotidiane. Allora la protezione di San Paolo, e quindi San Paolo proteggeva attraverso questa forma di allontanamento con la saliva dei ciarauli, era molto importante per il mondo contadino. E infatti ci ha raccontato anche questo particolare il professore Golino. Vedo che il fervore è quello stesso dei giorni di San Paolo. Sì, e voglio dire una cosa, ci tengo. Allora, fino a ieri la festa è stata prettamente religiosa, e non c'è stato nulla, è iniziato tutto col giro di gala, poi Silvia Salemi eccetera, ma l'ottavario che è stato celebrato in chiesa è stato colmo di persone, tanti pellegrini sono venuti da tutta la Sicilia, e è stata una festa religiosa. Quindi quando si viene a dire San Paolo solo boom, San Paolo solo cantante, non è così. San Paolo è devozione profonda, già che la nostra basilica di San Paolo a Palazzolo sta diventando veramente santuario, e speriamo presto santuario diocesano dedicato a San Paolo, con l'esposizione della reliquia che nel 90 è stata data dal cardinale Carpino, un frammento dell'osso di San Paolo che era custodito nel Sacrario Vaticano a Roma, è stato donato da Carpino e custodito, e ogni 29 viene esposto nell'altare maggiore, pellegrina nelle varie comunità e nelle varie parrocchie della diocesi, e diventerà pian pianino veramente santuario paolino, luce e faro del messaggio paolino per tutto il mondo. Ce lo auguriamo, quindi dovrebbe essere ormai solo questione di tempo affinché appunto questa chiesa venga eretta a santuario dedicato appunto a San Paolo. Io intanto saluto, perché so che ci sta seguendo dalla Calabria, Lorenzo Magauda, palazzolese doc, anche lui molto devoto di San Paolo, non è qui
in Piazza Nigro, comunque qui alla processione di San Paolo, perché per motivi di lavoro è in Calabria, quindi lo salutiamo, così come salutiamo tutti i palazzolesi che sono fuori sede per motivi di lavoro o di studio, anche se nel mese di luglio e nel mese di agosto a Palazzolo, così come in tutte le altre città siciliane, tornano coloro che sono residenti fuori sede. E a tal proposito è importante, professore, facciamo questa piccola divagazione restando sempre in tema religioso. Ormai da diversi anni a Siracusa c'è la tradizione di esporre il simulacro di Santa Lucia nei tre mesi estivi, da luglio a settembre, per dare la possibilità appunto a chi è fuori di tornare. L'esposizione straordinaria è un segno di affetto della Chiesa nei confronti dei lontani, di coloro che raggiungono soltanto nel periodo estivo. Lo stesso avviene da qualche anno a Canicattini Bagni, il grande culto al Santissimo Cristo, la prima domenica di agosto viene svelato il Santissimo Cristo, quindi lo possiamo vedere il Venerdì Santo e solo la prima domenica di agosto per gli emigranti. Perfetto, abbiamo dato anche questa importante notizia, intanto ci avviciniamo al momento clou, che è quello appunto della città di San Paolo, e diamo la linea alla regia. Buongiorno a tutti, anche qui dalla piazza accanto alla Basilica di San Paolo, la Chiesa di San Paolo. Fino a qualche minuto fa siamo stati dentro la chiesa, dove si sono succedute tutti i riti, tutte le liturgie che precedono la processione. La statua di San Paolo sta per essere traslata nell'apposito fercolo. Io ero fino a qualche secondo fa dentro la chiesa e ho visto una cosa, non so se il cameraman è riuscito a inquadrarlo, però una cosa molto bella, cioè che accanto al fercolo che uscirà per primo, alla ferco uscirà per primo, cioè quello della reliquia, in testa alla reliquia, alla struttura della reliquia, c'è proprio una foto di Vincenzo Lantieri, proprio a testimoniare della la vicinanza e la comunanza di questa festa, che sì, una festa oggi, una festa folcloristica, una festa anche di grande spettacolarità, però non si dimentica, come abbiamo detto all'inizio, che la festa è stata spostata di una serie di giorni proprio per rispetto a questo lutto che ha colpito Palazzolo e che non viene dimenticato nemmeno il giorno della festa. Ripeto, mancano 25 minuti all'azimut, alle 13, all'uscita del simulacro di San Paolo, ma dentro la chiesa si stanno succedendo tutte le liturgie importanti che servono poi all'uscita delle ore 13, cioè il ferco di San Paolo sta per essere sistemato dentro la vara trionfale, prima uscirà la reliquia e sono stati prima portati e denudati i bambini attorno a San Paolo, che si trovava ancora accanto all'altare maggiore. E tra poco, ripeto, dopo tutte le procedure che servono per questa uscita importantissima e spettacolare, appunto avrà inizio l'uscita delle ore 13. Ricordiamo che i santi a Palazzolo escono proprio alle 13, a testimonianza proprio dell'azimut, della vicinanza col punto più alto che viene raggiunto dal sole, proprio per testimoniare il punto più alto di devozione e di importanza che questi santi, che questo santo, l'apostolo delle genti, l'importanza che viene data qui dai palazzolesi e non solo dai palazzolesi. Prima abbiamo salutato i palazzolesi del mondo, ma non dobbiamo salutare soltanto i palazzolesi, ma anche tutti i devoti di San Paolo che ci sono nel mondo, magari quelli che avevano programmato la loro presenza qui per il giorno 29 e che adesso ci stanno seguendo da tutti Italia e da tutto il mondo. Ripeto, tra 20 minuti circa ci sarà la trionfale uscita. Intanto ci sta già preparando dentro la chiesa per questo che sarà il momento più spettacolare e significativo della festa. Intanto a voi la linea. Sì, rieccoci dalla postazione centrale, grazie Gabriele Assuto per questo primo contributo. Abbiamo visto anche delle fantastiche immagini dall'alto,
grazie al nostro drone stiamo sempre più entrando nel vivo di questa attesissima festa che prevede appunto il clou tra 20 minuti esatti alle ore 13 con la maestosa asciuta di San Paolo tra lo sparo di Mortaretti e Nzareddi. Lei lo diceva prima, lo accennava, insomma i ragazzi del Comitato di San Paolo lavorano duramente per tutto l'anno per preparare questo momento. Finita la festa. Prendono qualche giorno di ferie e poi ricominciano a liare Nzareddi, ricominciano a organizzare, a programmare, a mettere da parte dei soldi o delle strategie per poter sovvenzionare quelle che sono queste attività che comunque sono specchio della esuberanza della nostra Sicilia. Io dico sempre, possiamo fare tutte le dirette del mondo, possiamo mandare tutte le immagini del mondo, ma una volta nella vita si deve venire a Luna a vedere l'uscita di San Paolo, solo allora si può apprezzare, perché non è solo l'occhio che gode. Ripeto da sempre, il profumo della lavanda che inebria, e i colori, l'esplosione della carta, e le grida dei devoti, il sudore e le espressioni dei portatori di questo pesantissimo simulacro del reliquiario fa tutto parte di una festa eccessiva nel senso positivo, una festa barocca. Il barocco deve stupire e San Paolo ogni anno, come tutte altre feste palazzolesi, perché Palazzolo è famoso nel mondo per le feste, come tutte le feste di Palazzolo riescono a stupire e ad attirare. Benissimo, siamo pronti con un altro contributo dalla regia che riguarda appunto i devoti di San Paolo. Signor Malignaggi, lei è un restauratore e tra l'altro la sua bottega è proprio qui a due passi dalla chiesa di San Paolo. Le chiedo allora come nasce la sua devozione per l'Apostolo delle Genti. Chiaramente nasce da piccolo, noi abbiamo partecipato fin da piccoli alla festa, a come si costruisce la festa, a come si fa la festa, per cui si immagina se non è un fatto devozionale, ma anche un fatto, come dire, nostalgico, che è una cosa secondo me estremamente interessante. Io ricordo le feste da ragazzo, alliare Nzareddi, preparare le cose come si mandavano, ecco, le Nzareddi, ed era una cosa affascinante perché la festa cominciava evidentemente molto tempo prima, da quando poi si vede, quello che si vede è la parte finale di un lavoro che, diciamo, che ha bisogno di tempo, ecco. Era la festa del popolo per il popolo, perché la festa veniva fatta in funzione dei voti che ognuno chiedeva al santo. C'è questo, come dire, il rapporto diretto che c'era fra le persone che avevano bisogno, visto che c'era la precarietà esistenziale che c'è tuttora, e allora si chiedeva al santo di miracolarli. E le donne lo facevano attraverso il viaggio scauso e gli uomini attraverso la fatica. Di portare a vara, che è pesantissima tra l'altro. La festa serviva anche a questo, che è un fatto estremamente commovente, è la parte secondo me centrale della festa. San Paolo che effetto le fa ogni anno quando c'è questa festa? Per noi, anche che da tanti anni lo vediamo due volte l'anno quando c'è la svelata, per noi ogni volta che viene la pelle d'oca, tante e tante anche le lacrime, perché siamo nati sotto, come dire, il segno di San Paolo, perché quando noi nel 61, quando San Paolo è sbarcato a Siracusa, si pensa che San Paolo sia venuto a Palazzolo perché c'era una comunità ebraica che era ricercata, va bene, dei romani, di quelli che erano, e San Paolo è venuto a trovare. Infatti abbiamo qui la via ebraica perché c'erano nascoste queste ebraiche. Una delle tradizioni di questa festa è legata anche alla protezione degli animali, molti vengono qua con i propri animali domestici per chiedere. Tanti, ne portano tanti di quell'animale, perché anche qui a Palazzolo noi abbiamo, giustamente si chiama Uciaraolo, che è una persona che è nata dal 24 al 25 dicembre e ne esce nella lingua il segnale dello scorpione. E allora quando c'è, per dire, una persona che viene mossa, qualche animale, ragno, di quei, vanno in questa persona, mettono lo scudo e, come dire, scompare quello morso che ha dato qui.
Siamo nel laboratorio dove i ragazzi del Comitato San Paolo preparano inzareddi, i cosiddetti inzareddi. Ma che cosa sono? Glielo chiediamo direttamente a uno di loro. Gli inzareddi sono queste strisce di carta colorata, appunto in questo caso argento, che noi prepariamo e il 29 giugno alle ore 13, appunto nel momento cruciale della festa, lanciamo appunto nell'effigie di San Paolo, addosso all'effigie di San Paolo. Dove li prendete? Per quanto tempo li collezionate durante l'anno per raccoglierne così tanti? Si parla che quest'anno abbiamo iniziato intorno al 28 di dicembre, quindi 28 di dicembre, 29 giugno, 6 mesi di lavoro per preparare appunto la sciuta. Eccoci di nuovo live da Palazzo Lagrede per la festa di San Paolo e da qui, dalla postazione centrale, la linea va direttamente a Gabriele Astuto. Vai Gabriele. Sì, siamo qui alla piazza principale e mancano 10 minuti all'uscita del santo, quindi l'atmosfera e la tensione cresce, però volevamo mostrarvi una cosa bella che non c'è negli altri anni, quindi due ragazzi con questi palloncini bianchi che verranno lanciati al momento dell'uscita del santo. Come ti chiami? Alessandra. Alessandra, allora questi palloncini bianchi che significato hanno? I palloncini praticamente per ricordare il bambino che è venuto a mancare nella settimana di San Paolo e quindi è un ricordo che stiamo facendo per in memoria di questo bambino. Voi siete dell'associazione di San Paolo, no? Quindi quest'anno avete deciso che ci voleva anche questo ricordo. Sì, ci stava e doveva essere una festa dedicata al bambino. Grazie. Come ti chiami? Simona. Allora, quanti palloncini ci sono? Qua, se riusciamo a inquadrarli, chiedo al camera di inquadrarlo perché veramente è una siepe di palloncini bianchi che verranno lanciati durante l'uscita della reliquia, quindi prima dell'uscita di San Paolo verranno lanciati questi palloncini, quindi sarà un momento bellissimo che naturalmente non è uguale, quindi sarà ricordato Vincenzo, che ovviamente è la mente di tutti voi e di tutti i palazzolesi. Assolutamente sì, era un bambino conosciuto da tutti, quindi era giusto fare una cosa del genere. Va bene, grazie, questo è il contributo che hanno dato questi ragazzi per questo bellissimo gesto. E mancano 10 minuti, ci sono i tamburi di Mitello in Val di Catania e vi possiamo restituire in questo momento la linea. Sì, rieccoci, allora manca sempre meno alla sciuta di San Paolo Apostolo qui a Palazzolo Agrede, ci sarà il lancio dei mortaretti, lancio degli inzareti e professore anche il lancio degli angeli, no? Di cosa si tratta? Ecco, è un unicum in questa festa, dalla parte alta del campanile vengono lanciati due angeli, uno con un serpente in mano e l'altro con una spada, sono i simboli di San Paolo. E questi angeli, se scorrono e con molta facilità e raggiungono la piazza e senza incepparsi, prevedono un anno ricco e un anno abbondante per quanto riguarda il raccolto della campagna, perché questo, ripeto, festa è una festa dalle origini agricole. Quest'anno mi permetto di avanzare un'ipotesi, immaginare uno dei due angeli, il giovane Vincenzo, che sta sui suoi concittadini e che adesso è vicino a San Paolo e chiede pace e chiede serenità per questo paese che lui ha lasciato, sicuramente per un posto migliore. L'altro angelo è l'angelo che ci guidi ad essere prudenti nelle strade, perché la Mare Monti spesso è funestata da tanti brutti incidenti. Sappiamo che un palazzolese sta lottando per riottenere la salute e che altri di cani cattini soffrono per questo. Ecco, a Luna chiederemo a San Paolo e lui intercederà presso Dio di dare salute a questi nostri cari e soprattutto illuminarci ad essere prudenti. È bella la viabilità, è bella la vicinanza a spostarsi con facilità, la velocità, ma la prudenza è quello che raccomando, e questo ci tenevo a dirlo.
È vero, perché ci sono stati e continuano ad esserci purtroppo tanti incidenti stradali che insanguinano le strade e le arterie di Siracusa e provincia, l'ultimo proprio ieri pomeriggio. Non so se lei si riferiva a questo, certo, parlando di un palazzolese così. La dottoressa Navarria col figliolo, il palazzolese e la nuora. Sono tutti nelle mani di San Paolo, che li presenterà a Dio per fare avere pronta e piena guarigione. Questo preghiamo quest'anno. Preghiamo anche per questo. C'è stato proprio un monito anche del sindaco Paolo Amenta, che chiede maggiore sicurezza, chiede alle istituzioni di investire di più sulla sicurezza della Maremonti, che purtroppo è una strada molto pericolosa. Ovviamente invita alla velocità, quindi bisogna stare assolutamente attenti e prudenti quando si guida, quindi giustamente giriamo anche noi questo appello a tutti gli automobilisti perché siano prudenti al volante. Una festa particolare quella di quest'oggi qui di San Paolo Apostolo a Palazzolo Acreide, è una festa, e anche questa è la particolarità, prof, che guarda caso quest'anno, e non era mai successo nella vita proprio per il fatto che è scivolato 2 settimane, arriva a poco meno di un mese da quella di San Sebastiano. Dal 10 agosto un'altra festa barocca, un'altra location splendida, perché lì c'è la scalinata che già rende tutto grandioso, e sono, dico io, tutte e quattro le feste di Palazzolo sono uno spettacolo da vedere assolutamente. Perfetto, però la fermo un attimo perché mi dicono che c'è il sindaco con Gabriele Assuto. Vai Gabriele. Sì, siamo con il sindaco, mancano 10 minuti alla trionfale uscita. Sindaco, questa è una festa particolare, però una festa bellissima, abbiamo visto tutte le liturgie prima dell'uscita del santo. Ecco, il suo pensiero per questa festa un po' diversa rispetto agli anni scorsi, però che mantiene questa sua eccezionalità e questa sua spettacolarità e questa sua fede, devozione e folklore. Fede e devozione. La spettacolarità quest'anno c'è, è la stessa, uguale come se fosse stato il 29 giugno. Oggi per i palazzolesi, per i sanpaolesi, per coloro che amano questa festa è il 29 giugno. Tutto si è bloccato in quel momento quando Vincenzo purtroppo è caduto nel pozzo. Noi oggi lo ricordiamo, dedichiamo questa festa a Vincenzo. Questi palloncini bianchi che saranno issati al vento quando uscirà il fercolo, usciranno le reliquie di San Paolo per toccare idealmente Vincenzo. Oggi Vincenzo è con noi, questo palloncino che sta volando sta arrivando a lui in questo momento, quindi nel cuore abbiamo un grosso dolore che non terminerà, non sarà facile far terminare questa ferita, farla cicatrizzare, come non la sarà facile soprattutto per la mamma e per il papà, però abbiamo bisogno della fede, abbiamo bisogno di credere in San Paolo, abbiamo bisogno di credere oltre a quello che c'è di terreno, di credere a quello che c'è lassù e che ci aspetta. E Palazzolo ha risposto alla grande ancora. Palazzolo risponde alla grande come sempre, ma non solo Palazzolo, ma tutti coloro che amano la festa di San Paolo e le feste di Palazzolo Acreide. Vuole salutare tutti i palazzolesi del mondo che sono indietro. Un saluto caloroso del vostro caro amico sindaco. Anche se vi manda le bollette più salate, però purtroppo non ci possiamo fare niente. Ma oggi non ci pensiamo. Insomma, io ci penso perché non è giusto. Grazie mille, a voi la linea. Benissimo, riprendiamo la linea da qua, la giro alla regia per la pubblicità. Questo programma è realizzato in collaborazione con Comune di Palazzolo Acreide, Caseificio Ibleo Via Nazionale 18 Palazzolo, Gusto Ibleo Strada Statale 287 Palazzolo, Upupittaro Via Galeno 20 Palazzolo, Ristorante Pizzeria Al Feudo, Birra Artigianale di ottima fattura, Contrada Spalla Città Giardino, La Mia Sicilia, Trattoria Pizzeria a Palazzolo Acreide, Corso Vittorio Emanuele 7 al Centro Storico. Rieccoci tornati qui da Piazza Nigro per la festa di San Paolo Apostolo a Palazzolo Acreide, in diretta su Telecittà online siracusa.it e su Sesta Rete TV, canale 81 del digitale terrestre per tutta la Sicilia. Prof, ancora rimarchiamo la presenza di tantissima gente quest'oggi. In realtà non aspettavamo tutta questa gente, perché non essendo la data canonica
pensavamo, ma San Paolo attira veramente, richiama e dal lato religioso durante l'ottavario, e questa mattina non pensavamo tutta questa gente. Una cosa bella, una nota, i palloncini bianchi che attendono l'uscita della reliquia di San Paolo, quindi la presenza fisica di San Paolo, saranno dedicati al piccolo Vincenzo, e questi palloncini porteranno in cielo l'abbraccio dei palazzolesi. Eh sì, tra poco, quindi, perché prima dell'asciuto ci sarà appunto il lancio dei palloncini, ci sarà appunto questo ricordo particolare di Vincenzo Lantieri, e poi ci sarà l'asciuta delle reliquie che precederanno appunto il simulacro, l'asciuta del simulacro di San Paolo Apostolo, con il lancio di Mortaretti e Enzareddi. Quest'anno ricorre il 334° anniversario dell'elezione di San Paolo Apostolo a patrono di Palazzolo Acreide, quindi un anniversario importante. Festeggiamenti, prof, che si concluderanno dopodomani, lunedì 16 luglio, lunedì 15 luglio. 15, proprio appunto, con è la data della proclamazione, quando il Papa, ed è esposta in chiesa con grande piacere, ho visto che il documento è stato riprodotto, ingrandito ed esposto per sempre in chiesa, c'è una bolla pontificia che proclama patrono di Palazzolo Acreide San Paolo, patronato che fu voluto dal clero, ma una forma bella e grande di democrazia, siamo nel 1690, il popolo lo elesse patrono. L'antica patrona era la Madonna Udigitria, adesso venerata, e quest'anno per la prima volta è uscita per le vie di Palazzolo Acreide, quindi sono delle tradizioni molto belle. Volle San Paolo patrono attraverso una elezione popolare. Ok, benissimo, grazie anche per questa preziosa informazione. Ormai manca davvero pochissimo, perché alle 13 in punto avverrà l'asciuta, quindi mancano 3 minuti e poi ci siamo, quindi cresce l'attesa. Lo vediamo, tutta questa gente pronta a immortalare il momento con i propri smartphone, i propri dispositivi elettronici, dunque manca davvero ormai pochissimo. Tornando brevemente e velocemente al 15 luglio, ci sarà la processione con il fercolo, quindi con la macchina, con il carro, sì, in giro per la città, è la processione dell'ottava che praticamente viene proposta il 15 perfetto luglio alle 20.30, e c'è la processione ovviamente anche stasera alle 20.30, perché nel giorno della festa di San Paolo ci sono due processioni, appunto asciuta mattutina delle ore 13 e poi la processione serale dopo la messa delle ore 19, quindi che comincia intorno alle 20.30. Lo ricordiamo, in mattinata la messa più importante è stata quella celebrata dal parroco padre Marco Politini, è iniziata un po' in ritardo per la verità, intorno alle 11.25, perché la benedizione delle cuddure è avvenuta intorno alle 11.05, 11.10, poi il tempo di rientrare in chiesa, di prepararsi per la celebrazione eucaristica che è durata un'oretta circa fino alle 12.30. Le cuddure che verranno a pranzo, quando rientra il santo, verranno portate nelle famiglie, spezzate, portate ai parenti. Raccomando di portare dei pezzi di cuddura alle persone sole, agli ammalati, è una cosa bella. Facevo volontariato in carcere, sono arrivato in carcere qualche anno fa, il 30 giugno di 20 anni fa, e un carcerato mi disse: ieri mi hanno portato un pezzo di cuddura di San Paolo, questo signore era di Palazzolo e qualcuno gliel'aveva portato. Il senso dello spezzare il pane e condividerlo con chi è affranto, con chi ha qualche problema, è proprio questo il senso della comunione che la Chiesa raccomanda e che San Paolo nelle sue lettere non si stanca mai di raccomandare: siate tutto per tutti. La carità è la regina delle virtù, fede, speranza, carità, ma di tutte più grande è la carità, dice San Paolo nei suoi scritti, nelle sue lettere. E nelle feste è tutto un segno, dalla cuddura al profumo della lavanda, il profumo di Cristo in mezzo all'umanità, tutto è un segno, perché non sapendo tutti leggere e scrivere, la Chiesa nei secoli ha cercato di spiegare, catechizzare attraverso i segni, e questi sono i segni che poi purtroppo abbiamo svuotato di significato, ma che adesso dobbiamo riappropriarcene. Eh sì. Ecco il reliquiario, eccolo qui, il reliquiario, opera, sì, lignea dei fratelli Giuliano, precede l'uscita del simulacro. Tra poco ci dovrebbe essere il lancio dei palloncini, lo vediamo live, i palloncini bianchi in primo piano in memoria del piccolo Vincenzo Lantieri di 10 anni
lo ricordiamo, deceduto purtroppo il 27 giugno scorso. È la presenza fisica di Paolo attraverso questa reliquia che nel 90, ecco gli angeli che scendono. Questo è un momento particolare, i due angeli sono scesi, hanno aperto la strada in diretta, il piacere di hanno aperto la strada all'accoglienza di San Paolo, che fisicamente è presente attraverso la reliquia donata nel 1990 dal cardinale Carpino. Eh sì, adesso c'è un'uscita particolare, invece di sparare le bombe all'uscita della reliquia ci sono dei momenti di musica che richiamano un pochino alle persone scomparse. Eh sì, momenti particolari ed emozionanti anche questi, quindi li ascoltiamo insieme. Momento di intensa commozione, in memoria, perché i palazzolesi, come qualsiasi altra città, sono vicini a coloro che sono nel dolore in questo momento. In particolare appunto la famiglia di Vincenzo Lantieri, che è deceduto appunto poco più di 2 settimane fa, lo scorso 27 giugno, cadendo all'interno di quel maledetto pozzo artesiano. La musica del nuovo Cinema Paradiso richiama il piccolo Vincenzo, che in questo momento dal cielo sta vedendo come i concittadini festeggiano l'Apostolo Paolo. Un momento intenso di grande commozione e di grande rispetto per il dolore di questa famiglia. Davvero tutta Palazzolo si è stretta al dolore della famiglia di Vincenzo Lantieri, del papà, della mamma Paola Carnemolla, che hanno trovato, se così possiamo dire, un momento di leggero sollievo in questo abbraccio collettivo della comunità palazzolese per Vincenzo Lantieri. Un grande applauso segna il movimento della reliquia che scende verso la piazza per fare spazio all'uscita del maestoso simulacro. Sì, non vi nascondo che anch'io mi sono commosso come tutti e ho possibilità di vedere gli occhi degli astanti e sono veramente commossi, lucidi, e pieni di lacrime. Infatti la reliquia sta avanzando, tra poco dovremmo vedere, ecco, lo scorgiamo in profondità in fondo, il simulacro di San Paolo. San Paolo Apostolo, patrono di Palazzolo Acreide, che arriva piano piano sul sagrato della chiesa a lui dedicata, e ci sarà adesso questo momento di folklore con il lancio degli inzaredi e lo sparo dei mortaretti, c'è lo scampanio, quindi ci siamo quasi, sono da poco passate le 13, sono 13, le 13 e 3 minuti. Ci si prepara per questo momento davvero emozionante, unico qui a Palazzolo Acreide, asciuta maestosa di San Paolo Apostolo. Dal buio dell'interno della chiesa si vede il luccichio della spada e in questo momento San Paolo varca il portone principale della chiesa e fra pochi attimi sarà baciato dal sole e apparirà nella sua maestosità. Eccolo qui, le urla dei devoti di San Paolo, ci siamo, è apparso, e allora tra poco eccoli qua.
aspetta, aspetta. È appena passato il simulacro di San Paolo, portato a spalla dai devoti, e l'uscita, diciamo, può dirsi riuscita, e non ci sono, almeno così sembra, non ci sono stati eventi negativi, e per questo ringraziamo il cielo che i palazzolesi hanno potuto fare festa senza rischiare niente. È il segno della festa, il segno di una festa barocca, una festa rumorosa, una festa eccessiva, una festa che dimostra quanto questo popolo sia legato al santo patrono. E seguono il simulacro i piedi scalzi, coloro che adesso faranno la parte antica, la parte ebraica, la parte greca della città di Palazzolo. Ricordiamoci che c'è un punto dove il simulacro con la vara passa a millimetro, quasi quasi la spada tocca le ringhiere dei balconi. È bello lì vedere le persone affacciate che accarezzano, cercando un contatto fisico, un po' come l'emorroissa del Vangelo, con il simulacro di San Paolo a segno di grande protezione. La festa di San Paolo è da vedere in tutti i suoi particolari, perché adesso va verso il castello, verso la zona antica, il vecchio itinerario di San Paolo, e veramente lì ci sono dei momenti molto forti e molto toccanti, soprattutto vedendo questi piedi scalzi che calpestano questo rovente selciato a terra, segno di devozione e di grande sacrificio. Seguire in diretta su Telecittà online siracusa.it e su Sesta Rete, temperature molto alte, siamo quasi intorno ai 40 gradi, 38 gradi, ma d'altronde non c'è molta differenza rispetto al 29 giugno, forse le temperature sono leggermente alzate rispetto a qualche settimana fa, ma d'altronde è così, siamo in piena estate ed è anche normale che sia così. Abbiamo vissuto insieme il momento dell'asciuta, adesso la processione sta continuando, durerà circa un'oretta, poco più, fino alle 14.15, poi ci sarà il rientro del simulacro e delle reliquie di San Paolo qui nella chiesa alle mie spalle, dedicata appunto al santo patrono di Palazzolo, l'apostolo delle genti. Prof, è un periodo di metà luglio, è un periodo importante per la religione cattolica. Si festeggia ovviamente San Paolo, oggi eccezionalmente qui a Palazzo La Crede, però non molto lontano da qui a Palermo c'è il festino di Santa Rosalia e poi c'è un'altra festa il 16 luglio molto sentita, che è quella della Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmine, e la Sicilia è una città mariana chiamata Feudo di Maria, e quest'anno il festino di Santa Rosalia è particolare perché si festeggiano i 400 anni
dalla scoperta delle reliquie, e quest'anno a Monte Pellegrino hanno fatto una processione e per la prima volta è stata portata in processione la statua lignea degli inizi del Novecento e che rimane all'ingresso della grotta e che dà il benvenuto e saluta i pellegrini. Per la prima volta è stata portata in processione e ti confido che ho avuto il piacere e il grande la commozione e il piacere di averla restaurata io e toccare con le mani quel simulacro ligneo che da tantissimi anni accoglie i pellegrini è stata una forte emozione, e di questo ringrazio sempre il Signore per questo modesto talento che mi ha dato. E tra l'altro ieri in diretta su Sesta Rete intorno alle 19 c'era una delle sante messe che viene celebrata, che vengono celebrate a Palermo in questo periodo, e stava celebrando proprio l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto. E a tal proposito, a proposito di arcivescovi, domani ce ne sarà un altro che ormai è arcivescovo emerito, Monsignor Salvatore Pappalardo, celebrerà domani sera alle 19 la messa appunto di domenica 14 luglio. In questo momento San Paolo va verso l'Annunziata, dove c'è il magnifico portico dell'Annunziata, dove per quella chiesa Antonello da Messina fece la famosa Annunciazione, e lì verranno presentati i bambini. È un tratto di strada, perché è un po' più ombrato, è un tratto di strada dove i genitori portano questi bambini spogliati, nudi, spesso con dei nastri rossi, con dei soldi appesi, e vengono dedicati al santo, vengono messi sotto la protezione del santo. Sì, questa è una tradizione che riguarda un po' tutti i santi che vengono celebrati e festeggiati qui in Sicilia, tra cui appunto San Sebastiano il 10 agosto prossimo qui a Palazzolo. Parlavamo prima appunto delle feste di Palazzolo, c'è cioè quella di San Paolo del 29 giugno, cronologicamente parlando quella di San Sebastiano il 10 agosto, poi con c'è la Madonna Addolorata. E la famosa salita che fanno con San Sebastiano, la cordata umana, è un altro momento molto bello da vedere, è come il pane di San Paolo, queste braccia umane che si incrociano, ognuno porta il peso dell'altro. E quindi c'è questo, poi alla fine portano il pesantissimo simulacro ed elegantissimo con la vara a baldacchino, anche questa dei fratelli Giuliano, portano tutti dividendosi questo peso, portano San Sebastiano dalla parte bassa del paese, Ciumaranne, alla parte più alta vicino alla chiesa. Poi la festa della Dolorata, sì, che è una festa sopra tutte le altre feste, perché a Palazzolo amano dire a mamma e mamma, e quindi sta al di sopra dei santi, e si conclude con la festa di San Michele Arcangelo, una festa bella, particolare, perché è detta festa dei Carusi, perché il comitato è fatto di giovanissimi, e quindi una festa che ci apre anche a quello che sarà il nostro futuro e quello che sarà dato come rispetto, ma soprattutto come eredità alle giovani, alle nuove generazioni. E proprio quest'anno la festa di San Michele Arcangelo sarà celebrata proprio nel giorno della festa, cioè il 29 settembre, perché cade di domenica. Il 29 settembre coinciderà con la festa del patrono di Canicattini, 29 settembre, ma non posso fare a meno di invitare tutti: il 28 settembre avremo i famosi cugini di campagna che ci faranno sognare e ci faranno andare indietro negli anni. Quindi vi aspettiamo anche a Canicattini per la festa di San Michele Arcangelo, patrono di questo paese, Liberty. Sarà un'estate ricca di eventi religiosi, eventi musicali, eventi di qualsiasi tipo a Siracusa e soprattutto in provincia di Siracusa. Noi cercheremo di seguire con le nostre telecamere quanti più momenti possibili. Intanto dal punto di vista religioso saremo, credo, sempre presenti negli eventi religiosi più importanti, a cominciare appunto dalla festa odierna di San Paolo Apostolo qui a Palazzolo Acreide, che stiamo seguendo. Stiamo continuando a vedere queste splendide immagini dall'alto della processione lungo le vie di Palazzolo Acreide, la Palazzolo antica, la Palazzolo greca, come diceva prima il professore. Linea Gabriele Astuto. Sì, allora la processione si sta snodando per le vie di Palazzolo. Noi siamo qui con alcuni devoti, alcuni fedeli che non sono esattamente di Palazzolo. Buonasera, buongiorno, da dove venite? Da Siracusa. Da Siracusa, però devoti di San Paolo. Sì, sì, veniamo anche qui un po' a fotografare, a fare un po' di... una... siamo religiosi, quindi... No, non mi sia il microfono, sì. Non è il primo anno che veniamo, no. Lei la...
Dica. La prima festa di San Paolo quando l'ha vista? Negli anni 70, quindi 50 anni sono passati. E com'è stata questa un po' particolare? Questa è stata pazzesca, cioè prima tutto questo fuoco, queste non c'erano. Era più calma la festa, meno gente. Mio figlio che è un esperto qui della festa, che viene ogni anno. Signora, lei anche ogni anno trascina dal marito? No, veniamo la sera. Io mi sono commossa per i palloncini e per la canzone, per il bambino. Quello è stato veramente un momento bellissimo. Sì, è commovente per il bambino. Ma... Avanti, lei dice che è un esperto di... No, sì, beh, io ho insegnato qui a Palazzolo, dunque venivo ogni anno, ora insegno a Siracusa, però insomma venendo ogni anno l'ho fotografato spesso e come diceva mia madre la cosa particolare oggi è stata la questione dei palloncini per il bambino, però è sempre una festa bella, bellissima. Una festa bellissima questa di San Paolo, sì, particolare. Voi avete? Santa Lucia. Santa Lucia, certo, vabbè, d'accordo. Ogni festa non facciamo crovatorio. San Paolo è importante, un santo importante. È un santo. Benissimo, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Grazie, no, buona giornata, insomma. Avete la maglietta però di... Abbiamo la maglietta, sì, anche mio figlio, tutti la maglietta. Da padre in figlio. Padre in figlio, anche con le macchine fotografiche, insomma, per divertirci un po' di reportage. Va bene, in attesa di sentire altre persone che qui stanno godendo questa festa, restituiamo in questo momento la linea allo studio. Grazie mille, grazie e buona festa. Sì, riprendo la linea dalla postazione centrale, non c'è più la confusione di prima, come vedete la folla si sta disperdendo, c'è chi è dietro la processione, c'è chi sta tornando a casa per l'ora di pranzo, anche perché insomma sono le 13:25, poi il momento più atteso era quello dell'asciuta, che ovviamente essendo in diretta ormai da più di un'ora abbiamo avuto modo e piacere di seguire insieme a voi su Telecittà online, siracusa.it e su stessa rete. Dall'alto comunque possiamo vedere, possiamo verificare come ci sia tanta gente ancora dietro le reliquie e il simulacro di San Paolo, tanta gente che sta seguendo la processione. Sicuramente ci sarà molta partecipazione anche per la processione serale delle ore 20:30, appunto, quindi quella che ci sarà questa sera sempre qui a Palazzo Lagreide, ma sarà una processione diversa, non più a spalla, quindi il simulacro non sarà portato a spalla dai portatori, ma stasera, così come dopodomani 15 luglio, il simulacro sarà messo su questo speciale carro gommato e quindi portato senza alcuna fatica lungo le vie di Palazzo Lagreide. Ieri dopo il concerto di Silvia Salemi c'è stato ovviamente come da programma lo spettacolo pirotecnico nei pressi della zona cimiteriale, che ha chiuso appunto la giornata di ieri, che ha visto anche il giro di gala della bandiera e dell'abaro di Palazzolo Acreide con le note della banda musicale Città di Palazzolo Acreide, e quest'oggi appunto la grande festa con l'asciuta del simulacro. Linea Gabriele Astuto. Sì, allora siamo qui ancora di fronte alla piazza di San Paolo, dove il santo è già uscito con alcune altre interviste. Buongiorno, da dove venite? Buongiorno, allora noi due veniamo dal Canada, io sono di origini pachinesi, quindi un po' dalla zona. Sì. È la prima volta che vedi la festa di San Paolo? Di San Paolo sì, però sono qui ogni anno per la festa di San Sebastiano, quindi... Voi invece? Australiano. Io sono di Ispica. Quindi uno di Ispica, uno australiano? Sì, Australia occidentale. Ma originario di Palazzolo? Origine siciliano e calabresi. Ok. Adesso questi zareti ve li portate a casa, no? Sì, sempre sì, a casa per le memorie. Com'è stata questa uscita? Bellissima, veramente bellissima. Impressionante. Va bene, grazie. Con questi contributi che vengono da tutto il mondo, praticamente Australia, Canada e anche Ispica, che è un po' più vicino, restituiamo la linea allo studio. Grazie da Gabriele Astuto per averci ascoltato qui da accanto alla chiesa. Riprendo la linea dalla postazione centrale, siamo ormai in chiusura di questa diretta cominciata alle 12:15 da Palazzo Lagreide. Io ringrazio il professore Tanino Golino, che è stato qui con me, prezioso compagno di viaggio, fino a circa 10 minuti fa, poi è dovuto andare via con le sue chicche, ci ha dispensato ancora una volta
ci ha regalato appunto tutto il suo sapere per quanto riguarda questa festa di San Paolo Apostolo a Palazzo Lagrede. Ringrazio Gabriele Astuto per i suoi contributi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito su Telecittà online siracusa.it e su Sesta Rete, canale 81 del digitale terrestre per tutta la Sicilia. Grazie ancora, buon fine settimana e alla prossima. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Comune di Palazzolo Acreide, Caseificio Ibleo Via Nazionale 18 Palazzolo, Gusto Ibleo Strada Statale 287 Palazzolo, Upupittaro Via Galeno 20 Palazzolo, Ristorante Pizzeria Al Feudo, Birra Artigianale di Ottima Fattura, Contrada Spalla Città Giardino, La Mia Sicilia, Trattoria Pizzeria a Palazzolo Acreide, Corso Vittorio Emanuele 7, al Centro Storico.